due giorni, 400 ragazzi ed oltre al basket, core business, diciamo così, del Memorial Robitelli, anche beach volley e street soccer. Quest'ultimo, disciplina sportiva nata in Brasile. Due contro due, si gioca con le sponde, si gioca sul cemento. Non c'è nulla di più street di questo street soccer, scrive la truppa del Telli. Sul cemento, appunto, del Parco Sartore di Cremona, area della città che risale agli anni 70 e che ora è al centro di un progetto del comune volto a migliorarne l'aspetto, nella 14ª edizione ufficiale della kermesse sportiva, sabato eliminatorie del beach e dello street, i tornei di pallacanestro under 15, 17 e 19. Bellissima soddisfazione vedere comunque un campetto pieno, pieno in maniera differente, un po' diversa rispetto al solito, diciamo che per la prima volta siamo riusciti a mettere in piedi un sogno che avevamo da alcuni anni, che un po' il Covid, un po' altre situazioni ci avevano bloccato. E siamo convinti che il concetto del divertirsi assieme attorno a un campo sportivo va bene per il basket, che è un po' la nostra patria, però può essere mutuato allo stesso modo anche in altri sport. Allora per la prima volta abbiamo provato a metterci il calcio, la pallavolo, e cercare di creare questa connessione, questo spazio aggregativo dove si possono fare nuove amicizie e creare nuovi legami, che poi è il motivo per cui facciamo il Memorial Robitelli. Il Telli non dimentica l'ambiente. Scrivono i ragazzi su Instagram: lascia stare la macchina e vieni in bici, ne guadagnerai tu e l'ambiente, fidati.